Massimiliano Giusti da Roma, in arte Max Giusti, attore comico, sì, fantasista, basta, ma più di quelle non ce n'ho, insomma. Ma la radio non può essere mai limitazione, ti dico perché. Perché la radio ha una parte che è la parte della fantasia, di chi ci ascolta, tutto ciò che è subliminale, tutto ciò che è immaginazione, che ti fa superare degli ostacoli che in televisione sarebbero insormontabili, cioè le ambientazioni, i contesti. E quindi la radio è assolutamente più libertà. La televisione è bellissima, ma è assolutamente diversa. A volte in televisione ti devi frenare proprio per questo, no? Io mi sono collegato con il Kazakistan oggi, che devo fare un fondale incredibile. Mi sono collegato con la Spagna, con Almodovar. La radio dà questa libertà, la fantasia di essere bravo tu, essere così evocativo da rendere tutto vero. Pronto, mi sentite? Benissimo, Albano, ti sentiamo benissimo. Sicuro che mi sentite? Sì. No, perché sto parlando sottovoce, che sono in chiesa. No, dai. E poi mi alzo la voce, no, faccia miseria. No, Albano. Ma su Radio 2 tutte le mattine dalle 11 alle 12.30, Radio 2 Supermax, insieme a Laura Barriales e a voi che ci seguite sempre in maniera così affettuosa. Buonanotte, Margot. Oh, stoppa, a chi mandi sms? Oh, solo ad Avery. Ad Avery? Avery? È un nome da maschio o un nome da femmina? È importante? No, non è importante se non è un maschio. Ma guarda, essendo un'altra specialità dello spettacolo il doppiaggio, il secondo capitolo cambierei mano per rispondere a questa domanda. Beh, il doppiaggio di un cartone, sai che c'è, che è cattissimo, è nato un po' con me, così è proseguito e poi questo successo enorme che ha avuto, insomma, mi fa piacere, insomma, anche perché comincia a sentirlo mio. Io quando c'era il primo cattissimo me non era ancora padre, al secondo cattissimo me avevo già due figli, come ho detto già altre volte, spero che continui questa saga molto divertente, ma per le maternità mi fermerei. Un saluto a tutti gli amici di Media Comunicazione, ciao!